decine e decine di casi clamorosi. Lei è una celebrità. Lei è il commissario Magre. Beh, direi non proprio Magre, purtroppo, E allora, questo bicchierino, commissario? Oh, insomma, lo sai benissimo che i funzionari delle forze dell'ordine non bevono mai in servizio. Ma veramente un goccino non mi dispiacerebbe. Piuttosto il commissario farebbe bene una bella tisana alle erbe. Ma certi, dai, vorrei mica fargli venire sonno. Un buon tè, che gli dia un po' di sprint. Ecco cosa ci vuole. Siete molto gentili, davvero, ma... Facciamo così, signor commissario. Lei si sieda qui tranquillo, prego, che noi andiamo di là a preparare qualcosa. Poi lei sceglierà ciò che più le sarà gradito. Ecco, stia qui tranquillo che noi arriviamo subito. Accidenti, che terzetto! Ancora qua mi facevano venire un giramento di testa. Certo. Affrontare questa tormenta di neve per venire sin qua è stata una vera e propria impresa. Non che si tratti di chissà quale delitto in realtà, però la denuncia c'è stata, quindi avrei potuto mandare François o Gilberto o quello scaldasedie di Javert a fare questa chiacchierata, ma questa epidemia di influenza che c'è in giro ha fatto il vuoto il commissariato, e quindi per un motivo o per un altro. Eccomi qua. E voilà, monsieur le commissaire. Armagnac del 52. Un'annata davvero eccellente. Entri,